Ciao a tutti, benvenuti, io sono Antonio Certò, come al solito, mettete mi piace al mio canale su YouTube, alla mia pagina su Facebook, iscrivetevi numerosi. Siamo qui per dare seguito a quella che è la mia nuova rubrica Parola ai tifosi, rubrica che adesso ho ripreso dopo un periodo di assenza, diciamo. Monza che ha pareggiato allo stadio di Grosseto contro la Pianese, 1-1, vantaggio Pianese all'inizio del secondo tempo su calcio di rigore. Pareggio poi di Nicola Rigoni. Ne parliamo con Paolino Fumagalli, eccoti. Ciao Ciao Paolo. Tino, tutto a posto? Dopo la partita di oggi, insomma. Allora, Paolino, che partita è stata? Raccontaci un po' questo pareggio in breve. Ma sicuramente è stata una partita abbastanza, diciamo, complicata, sebbene, voglio dire, i primi 2-3 minuti sembravano presa a giro, una partita completamente diversa. Diciamo che la Pianese si è confermata quella squadra un po', diciamo, ostica da affrontare, nel senso abbastanza quadrata, che comunque esprime un calcio anche discreto anche alla luce delle ultime squadre che avevamo affrontato. Per cui insomma, ecco, ci si aspettava forse qualcosa in più da alcuni nostri giocatori, però vabbè, non si può sempre vincere, ecco, un punto l'abbiamo comunque portato a casa. Ecco, ti interrompo subito. Partiamo da quello che è stato però l'11 titolare di Brocchi, che è quello che ha destato tanti dubbi. Allora, ti dico la mia idea. Secondo me, a lungo andare, la formazione durante l'anno devi per forza cambiarla. Perché se ti presenti sempre con i soliti 11, arrivi a un certo punto che diventi un po' troppo prevedibile con lo stesso gioco, con gli stessi giocatori, e quindi tante squadre come la Pianese possono metterti davvero in difficoltà. Ovvio, parliamo della Pianese che ha perso in casa contro la Juventus Under 23, Monza con l'Under 23, ricordiamo il sonoro 4-1 rilasciato lì ad Alessandria, Sì. ma soprattutto comunque parliamo di una squadra come il Monza che nelle ultime partite dopo la sconfitta col Siena ha fatto veramente 12-13 gol, se non erro, giusto? Sì, assolutamente. Mi sembra, tra l'altro, fece 14 gol nelle ultime 3 trasferte, una cosa del genere, per cui. Però, insomma, assolutamente sono d'accordo che giocare sempre con gli stessi rende anche un po' prevedibile forse il gioco per gli avversari. Quello che possiamo dire, ecco, è che sicuramente potevamo forse interpretare meglio anche la partita, anche dal punto di vista di coloro che sono stati i giocatori scelti dall'allenatore. Gliozzi, che era appunto uno che non aveva giocato nelle ultime partite dall'inizio, voglio dire, non ha toccato un pallone, quanto cava sempre per terra, per cui da lui sicuramente ci si aspetta qualcosa di diverso e attualmente non può partire dall'inizio. Ecco, forse anche alla luce dei cambi avrei dato qualche chance in più a qualcun altro. Ecco, soffermiamoci però prima sulla partita di Gliozzi. Gliozzi che oggi, diciamo la verità, ha completamente deluso Sì. tutti i tifosi del Monza, ha completamente deluso la sua prestazione, anche perché comunque parliamo di un giocatore al quale gli è stata data la chance dal primo minuto, sprecata completamente. Sì, è un giocatore che appare completamente fuori forma, innanzitutto. Appare non in armonia con i movimenti sia del compagno di reparto che anche del trequartista. Brutto da dire, ma davvero non ha toccato un pallone. I pochi palloni che era impossibile che non toccasse, banalmente il pallone che ha avuto dopo 2 minuti sul piede per sbloccarla, l'ha sprecata in un modo incredibile. Attualmente va bene come rincalzo. Certamente, insomma, ci si aspetta qualcosa di più per il proseguo della stagione, perché subentreranno, ci auguriamo di no, ma può capitare infortuni, squalifiche e quant'altro, e è un giocatore su cui attualmente non possiamo fare affidamento. Ecco, parliamo invece su un altro giocatore che forse ha, non dico deluso, però non ha fatto una partita sufficiente. Vuoi perché è fuori ruolo, vuoi perché comunque giocare sempre in quel ruolo non dà spazio a quelle che sono le sue reali caratteristiche. Simone Iocolano, che partita è stata? Sì, sicuramente, insomma, non è stata una partita brillante quella di Iocolano. Ha appunto la scusante di essere probabilmente fuori ruolo, nel senso che lui non è una mezzala, è più un trequartista. Però si sa che Brocchi col suo modulo utilizza almeno un trequartista come mezzala, che vuoi che sia De Rico, vuoi che sia Iocolano. Diciamo che ha inciso poco, ecco, questo è quello che possiamo dire. Non ha commesso errori grossolani, però diciamo che da uno del suo livello ci si aspetta sempre qualcosina in più, accendere la scintilla piuttosto che fare quel passaggio filtrante, eccetera. Oggi ha
anche lui ha reso poco, ecco. Però insomma ci sta una partita storta, ecco. Oggi mi è sembrata una partita veramente storta in cui non ci fossimo molto con la testa. Parliamo invece dell'ingresso dei nuovi, in particolar modo l'ingresso dei cambi. Parliamo di Del Rico, Mosti, Marchi, appunto Rigoni, l'eroe della Assolutamente. giornata. Sì, devo dire che quello che mi ha più impressionato, ma è una costante ormai, è Marchi, nel senso che sicuramente meriterebbe di partire dall'inizio, anche vedendo le condizioni degli altri attaccanti. Gliozzi abbiamo già detto. Brighenti non mi è sembrato molto in forma ultimamente, e anche alla luce appunto degli altri compagni di reparto, secondo me Marchi meriterebbe di partire dall'inizio. È entrato con il solito dinamismo, con la solita voglia. Subito ha fatto una spizzata molto importante per il compagno di reparto che a momenti la pareggiavamo subito, per cui insomma Marchi mi ha, come al solito, mi ha convinto, ecco. Vabbè, Poi è Rigoni c'è sempre stato. poi sicuramente anche Rigoni, il gol ci ha dato una grossa mano, anche se insomma da un giocatore come lui ci si aspetta qualcosina in più, forse a livello di precisione nei passaggi, no? Ti ricordi quell'apertura sbagliata su Lepore malamente, insomma non aveva né pressione né nulla. No, è vero, assolutamente. Per cui, insomma, ecco Marchi, se devo dare un'etichetta, la do a lui. Ecco, però vogliamo parlare anche, spendere due parole per il capitano Del Rico. Ecco, possiamo dire che Del Rico sta tornando effettivamente giocatore degli anni scorsi. Assolutamente, sì, De Rico sta, diciamo, continuando col suo solito, diciamo, con la sua solita capacità di garantire prestazioni di livello di partita in partita. Anche oggi comunque è entrato, nonostante fosse in una situazione di svantaggio e tutto, ha dato il suo contributo importante, ecco, per cui De Rico sicuramente è un giocatore su cui si può fare affidamento come negli anni passati, nonostante insomma adesso il livello della rosa sia notevolmente superiore. Esatto. Paolino, per concludere, una domanda un po' scomoda. Quanto conta aver dato via un portiere come Guarna e aver preso la mano? Tu lo sai che io Guarna non lo posso vedere e Sì, adesso ce sì. l'hanno poverini i miei parenti di Reggio Calabria. Guarna sa come io la penso su di lui, secondo me. Però è anche vero che determinate partite fatte lo scorso anno da lui hanno fatto la differenza in modo negativo. Sì, diciamo che al di là, voglio dire, degli errori singoli che fece nella scorsa stagione, ricordo quello con Ravenna in casa, alcune uscite, voglio dire, maldestre, è più che altro la sicurezza, secondo me, che sta dando la manna rispetto a Guarna. Oggi, vabbè, al di là del rigore, che vabbè, è un rigore, però se lo ripeto, anche nelle Soprattutto uscite. quelle due parate che sono state fatte oggi durante il primo Sì, tempo, le due diciamo azioni che la fatte. manna dà la sensazione, speriamo, voglio dire, di non tirarla. Comunque di, voglio dire, di garantire una sicurezza dal reparto difensivo che Guarna, insomma, forse non garantiva pienamente. Ecco, che partite vedremo da qui in avanti secondo te? Ma speriamo comunque di, insomma, di continuare con le prestazioni che abbiamo fornito fino, voglio dire, alla partita scorsa. Oggi è stata un po' una partita un po' particolare. Anche perché adesso arriva il Gozzano, che dobbiamo cercare di fare 3 punti assolutamente. Poi la Renate, che Lì bisogna quest'anno sta vincere. facendo un campionato per ora. Vediamo domani cosa fa ad Alessandria, ma insomma sta stupendo un po' tutti. Va bene, si ringrazia Paolino per l'intervista. Mi raccomando, continuate a seguirci. Forza Monza sempre. Ciao ragazzi. Ciao.